Adesso la parola ancora al gladiatore che prima ha rappresentato IBM. Devo ritrovare il titolo, il job title, ma forse lo può dire lei direttamente, Claudio Canevazzi. Sì, sono un IT specialist che lavora in IBM ormai da, non vorrei dirlo, più di 30 anni ormai. E mi sono sempre occupato di tematiche di service management, per cui ITIL, come ho detto prima, è sempre stato un po' un punto di riferimento. 15 minuti tutti per lei. Va bene, grazie. Diciamo che riprendo un po' in questa presentazione un po' dei punti che abbiamo discusso prima durante l'arena, perché vorrei partire, ho cercato di raccogliere un po' di immagini, partendo un po' da immagini molto storiche, quindi di come si lavorava un tempo, cercando di agganciarmi un po' al concetto del il lavoro veniva, I primi centri meccanografici erano nati per erogare dei servizi all'interno delle aziende, quindi l'interfaccia dell'IT era un'interfaccia interna, la problematica di chi era responsabile dell'IT era quella di riuscire a dare magari i tabulati o i servizi necessari ai colleghi senza doversi interfacciare invece con dei clienti utenti, perché ormai siamo arrivati ad avere tutti quanti, abbiamo visto esempi, io ho il tablet, c'è chi lo smartphone, si va in giro nel centro commerciale, tutti sono attaccati allo smartphone per cercare di capire su internet quale potrebbe essere il prezzo migliore dell'oggetto visto in vetrina, per cui purtroppo questa invasione del sempre connessi ci sta creando un vincolo, e chi eroga dei servizi deve poter garantire sempre di avere questi servizi disponibili, perché altrimenti gli utenti cercano su un altro sito, cercano su un'altra azienda. Molte delle transazioni economiche ormai avvengono con l'e-commerce, quindi il supporto digitale, il supporto mobile sta diventando sempre più importante anche nella gestione delle attività commerciali. E questo sta cambiando un po' il rapporto che vedevamo un tempo, adesso vediamo se riesco a trovare il pointer, questo è quello che noi indichiamo come system of record con quello che è il system of engagement. Cosa intendiamo con system of engagement? Sostanzialmente l'interazione con il mondo esterno, il mondo social, il mondo in mobilità. E questa parte dei servizi che vengono erogati dalle normali strutture IT o non IT, perché poi sta succedendo anche questo, non trovando risposte nell'IT, sempre più le aziende si stanno rivolgendo a strutture esterne, magari sfruttano sviluppatori interni per preparare le app nei tempi richiesti per poter rispondere alle esigenze di mercato, appoggiandole su qualcosa che è esterno. Prima si parlava di outsourcing, poi dopo nella slide successiva ho ripreso alcuni dei dati proiettati dal professore, perché mi piacerebbe capire anche da voi come, se qui i rapporti sono ancora veri oppure avete visto delle differenze. Però sostanzialmente, quello che sta cambiando è il rapporto tra la parte dell'IT tradizionale, quindi il system of record, con la parte di system of engagement. E purtroppo l'altro rischio, come si accennava anche prima, è la reputazione digitale. Non posso più permettermi di rilasciare un qualcosa di scadente, perché poi corro il rischio il giorno dopo, il giorno stesso, di trovarmi i commenti su Twitter o su Facebook che vanno a distruggere un brand che magari ho costruito con anni di sudore e di fatica. Quindi l'attenzione anche a mantenere sempre una buona qualità e una rispondenza a quelle che possono essere le aspettative degli utenti clienti è sempre maggiore. Scusatemi. Ecco, tornando ai dati che ha proiettato prima il professore, volevo riprendere un po' ho aggiunto le percentuali sui valori assoluti proiettati. Purtroppo vediamo che solo un 6% considera l'IT come centro di profitto. Abbiamo il 50% che è un fornitore di servizi. Questo è un rapporto che o cambia o altrimenti porterà ad avere l'IT sempre più relegato in un angolo e altri player all'interno dell'azienda giocheranno ruoli molto più importanti.
E un altro dato su cui volevo ritornare un attimino era la parte dello sviluppo di nuovi progetti digitali. Guardando questi dati potremmo quasi dire che c'è un bilanciamento, quasi un bilanciamento tra quello che è outsourcing o gestito internamente. Però mi vorrei chiedervi, ma quando si parla di gestito internamente, è un gestito internamente su risorse interne o un gestito internamente solo dal punto di vista di sviluppatori interni, ma che poi usano o accedono alle tecnologie disponibili in rete? Non so se qualcuno vuole darmi la propria, il proprio parere. Cioè, all'interno delle vostre aziende, quello che vedete, che gli sviluppi interni, quindi quello che potrebbe essere questo 46% di attività di sviluppo di nuove applicazioni, nuovi progetti digitali, sono gestiti interamente all'interno oppure è la struttura interna che poi va a usufruire di risorse esterne? Qualcuno che si sbilancia? Più la seconda. Quindi c'è una ricerca di sulla rete o sul cloud di piattaforme che agevolino lo sviluppo e lo rendono magari più rapido sfruttando quelle che sono le tecnologie emergenti, che dovendole adottare all'interno allungherebbero i tempi di messa a disposizione di quello, delle piattaforme di sviluppo piuttosto che successivamente anche di delivery. Ecco, l'altra domanda è solo sulla fase di sviluppo o anche poi sulla fase di delivery successivo? Cioè lo sviluppo progetto digitale che parte magari sfruttando ambienti, le varie forme dell'as a service, che può andare dalla platform piuttosto che al software o altre forme di as a service, poi nella fase successiva, quindi arrivo a rilasciare l'applicazione, sono pronto, l'attivo, la riattivo all'interno, quindi ne tengo il controllo, il pieno controllo, oppure vado comunque a sfruttare ambienti as a service? Io ho un mio parere, perché poi lavorando dai clienti vedo certe tendenze, poi magari sono clienti di un certo settore che tendono a tenersi tutti in casa, però qualche piccola apertura la sto vedendo. Voi come nelle vostre esperienze vedete una apertura verso il mondo cloud dei vostri clienti o delle vostre aziende stesse, oppure c'è sempre una metti in cloud qualcosa, proprio cerco di riportarmelo in casa? La sicurezza dei dati principalmente. Non siano stati in qualche modo di manipolazione. Quindi il concorso del discorso del controllo interno è fondamentale. Quando riescono a fare questo va tutto bene, altrimenti devono scavare. Certo. Beh, dipende anche dall'eventuale integrazione con quelle che potrebbero essere applicazioni e servizi interni, perché se io sviluppo un qualcosa di innovativo digitale in cloud, ma poi vado a interfacciare tramite API o comunque strumenti di interfaccia ben strutturati quello che ho all'interno, io posso comunque magari usare un sourcing esterno per il deploy dell'applicazione, ma poi mantengo sotto il mio controllo, al mio interno, con tutte le garanzie di sicurezza, la base dati. Quindi questo, oppure vado a interfacciare poi i processi interni che dovranno poi gestire il ciclo della transazione, che potrebbe essere una transazione economica o quant'altro. Certo. Diciamo che quello che, un po' riagganciandoci anche alla domanda che mi ha fatto il professore prima, di come si vede un po' la tendenza, quello, e qua mi aggancio all'ultima slide, sostanzialmente
quello che abbiamo visto partire con il mondo cloud, che inizialmente poteva essere un ambiente dove andavo a mettere qualcosa all'occorrenza, sta diventando, e questo anche da esperienze internazionali, quindi noi vediamo l'Italia un po' in ritardo rispetto a quello che sta succedendo all'esterno, però clienti stanno spingendo sempre più all'uso di questa nuova modalità di sourcing come ambienti dove andare a trovare le ultime novità, quindi poter sfruttare e utilizzare questi ambienti come ambienti dove sviluppare e poi eventualmente eseguire, con una architettura che sta diventando sempre più ibrida, quindi mi mantengo on premises in casa il mio mondo tradizionale, quindi il mio system of record, all'occorrenza se sono riuscito a trasformare la mia fabbrica in una cloud privato, riesco ad agganciarla dinamicamente con cloud pubblici e a questo punto posso all'occorrenza decidere dove andare a utilizzare le risorse che mi servono magari per progetti nuovi piuttosto che per progetti innovativi. Quindi ritornando ad avere il controllo di dove vado, a quale sourcing utilizzo, dirottando su un cloud privato on-premises o un cloud esterno, dove normalmente la parte di innovazione la vedo sul cloud esterno, mentre la parte di ottimizzazione, di razionalizzazione è più legata alla fabbrica. Come strumenti di governo, quindi un po' per riagganciarci anche a quelli che sono i processi IT di ottimizzazione, una parte emergente è sicuramente configurazioni complesse sono sempre più difficili da governare, per cui l'adozione di soluzioni cognitive e analitiche che vadano ad analizzare quelli che sono i dati raccolti dal mio ambiente possono aiutare a semplificare, rendere più veloce, più rapido la gestione degli ambienti. Quindi poter, adottando tecniche cognitive che autoapprendono come è fatto il mio ambiente, non dover più continuamente fare attività di tuning di quelli che erano i vecchi strumenti di service management, ma magari mi accorgo, riescono ad accorgersi in automatico quando ho un qualcosa che comincia a non andare come dovrebbe, quindi ad anticipare i tempi di identificazione dei problemi per poi intervenire rapidamente, quindi rendere più flessibile e ottimizzato le strutture. Avrei chiuso.